Ampia e veloce domanda. La prima è magari un'estrema sintesi di dove hai trovato, perché lui ci ha stupito quando ci ha detto che la tonnara di Pendicherie che tutti conosciamo non era quella, era un'altra, quindi questo ci ha lasciato proprio, ci ha spiazzato. La tonnara di Bufuto. Di Bufuto, tipo che poi è chiamato di Bufuto, lui non vuole che si chiama di Pendicherie, ma questo io siccome non sono un esperto me lo posso permettere. La seconda domanda collegata è: pensi che puoi scoprire nuove cose? Questo non posso saperlo. Innanzitutto buonasera a tutti. È ovvio che gli archivi nascondono dei tesori, che qualcosa di incredibile, poi prima o poi viene fuori qualcosa di molto bello come questa, chiamiamola scoperta, una piccola scoperta di questa tonnara di cui non si conosceva assolutamente l'esistenza, che non si trova dove c'è la tonnara, dove c'è la torre Sveva, ma si trova più a nord, un chilometro e mezzo più a nord. E per quanto riguarda la prima domanda, che mi ha fatto, da dove nasce il mio interesse, io mi ero interessato, mi aveva incuriosito l'origine dei Nicolaci, perché i Nicolaci non arrivano a Noto e sono già aristocratici, loro arrivano a Noto alla fine del Cinquecento e, come dicevi tu, svolgono un'attività di raïs, cioè loro gestiscono le tonnare, loro cominciano con la tonnara di Capopassero, ma non sono siciliani, loro arrivano dalla Calabria ed esattamente da Pargheria, che oggi è un piccolo comune vicino a Tropea, all'epoca era un casale dove esisteva una tonnara e dove loro avevano iniziato questa attività. Loro non arrivano nemmeno a Noto sul finire del Settecento, perché loro sposano due avolesi, sono tre fratelli, sono Nicolo Giacomo, Apollonio, poi c'è un altro fratello, Antonino. I primi due sposano due avolesi e molto probabilmente loro abitano ad Avola. Poi nel 1574 c'è la famosa incursione, arriva la flotta turca, mette a ferro e fuoco Avola e molti avolesi, molte famiglie avolesi vanno via e molte si rifugiano a Noto perché Noto era più protetta. Tant'è vero che loro nel 1575 acquistano le prime case a Noto antico ovviamente. E poi da lì parte tutta la mia ricerca. Poi uno di questi tre fratelli, Apollonio, si svincola dal resto della famiglia che gestisce Capopassero, la tonnara Capopassero, e chiede al viceré, alla Regia Corte, di poter impiantare una nuova tonnara nei mari di Vendica. All'inizio il primo documento che trovo non è chiarificatore, perché lui chiede di poter avere la licenza di calare le reti nel tratto di mare che va da Cala Rossa, quindi da diciamo poco più a nord della torre di Pendicherie, fino alla foce dell'Asinaro, che è il confine con il territorio di Avola. Poi da lì io mi sono così accanito nella ricerca, ho trovato altri documenti e finalmente spunta fuori che questa tonnara si trova a Cala Bufuto. Bufuto è un termine che oggi non si usa più, ma lo ritroviamo nei documenti antichi, ed è quella caletta che c'è un po' prima di Cala Mosche, ed è lì dove c'era un piccolo approdo che lui mette su questo proprio un vero e proprio impianto con delle mura. Io le chiamo mura perché erano delle mura di difesa, che all'epoca c'erano queste scorribande dei predoni che arrivavano dal mare, arrivavano dall'Africa, e quindi c'era sempre il pericolo, dovevano difendersi da queste incursioni. E lì nasce questa tonnara, che è una tonnara seicentesca, cioè nasce agli inizi del Seicento, poi lo vedremo nel 1620 per l'esattezza, e avrà una breve durata. Grazie Antonello, grazie. Architetto Valentino, a te non faccio una domanda.